È entrato urlando: mi avete rovinato la vita. Poi ha svuotato il caricatore della pistola contro due dipendenti della regione e poi si è tolto la vita. C'è un movente economico alla base del duplice omicidio e suicidio che si è consumato questa mattina negli uffici della regione. Hanno 61 e 46 anni le vittime della follia del 43enne perugino, titolare di un'azienda di moda e promotore di corsi di formazione professionale. Ha fatto fuoco per vendetta, probabilmente. Dopo che la sua azienda è stata esclusa dalle aziende accreditate per la formazione e dopo che, come ha urlato nei corridoi degli uffici, che con quella decisione la sua famiglia non riusciva più ad andare avanti. Sul luogo della tragedia sono arrivate il sindaco, la presidente della regione, il questore per portare le loro parole di conforto ai dipendenti, ai colleghi delle due vittime che hanno assistito impotenti alla tragedia. È il primo episodio di questa gravità che avviene in Umbria.